il problema vero di questa campagna elettorale è che è stata impostata con il ricatto, la minaccia, il voto di scambio e una sorta di compagine economica che io non ricordo, l'ho detto in conferenza stampa, che non ricordo mai una campagna elettorale con una massa economica così voluminosa e importante come quella che è stata attivata in questa campagna elettorale. Sì, noi come parte offesa abbiamo attivato subito delle indagini difensive, quindi abbiamo vari riscontri sia in termini di prove testimoniali che di riscontri documentali che testimoniano un forte condizionamento del voto elettorale amministrativo a Melilli, sia in termini di operazioni di voto sia in termini di operazioni di scrutinio. Ovviamente tutti i dati, gli elementi raccolti da questo difensore sono stati prontamente riferiti all'autorità giudiziaria per l'accertamento ai fini della giustizia. È chiaro che il quadro che emerge è un quadro molto grave che fa sì che il voto veramente è stato turbato sia, ripeto, nella ricerca dei consensi elettorali sia soprattutto nell'operazione di scrutinio, e questo abbiamo riscontri documentali chiari, basti pensare ai verbali delle operazioni elettorali del seggio numero 10 dove documentalmente si attesta l'interruzione delle operazioni di scrutinio e una serie di condizionamenti fatti al presidente del seggio stesso.